Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come prevenire l'aterosclerosi. La prevenzione dell'aterosclerosi, una condizione in cui le arterie si restringono e si induriscono a causa dell'accumulo di placche di grasso, è essenziale per ridurre il rischio di malattie cardiache e ictus. Ecco alcune strategie di prevenzione chiare. Adotta una dieta sana. Mangia una dieta equilibrata che includa una varietà di alimenti ricchi di nutrienti. Riduci il consumo di grassi saturi e grassi trans, presenti in cibi fritti, snack confezionati, carne rossa grassa e prodotti da forno. Preferisci grassi sani come quelli presenti nell'olio d'oliva, nell'avocado e nei pesci grassi. Aumenta il consumo di frutta, verdura, cereali integrali, legumi e noci. Controlla il peso corporeo. Mantenere un peso corporeo sano riduce il rischio di aterosclerosi. Se necessario, perdi peso gradualmente attraverso una dieta equilibrata e l'esercizio fisico regolare. Esercizio fisico. L'attività fisica regolare è fondamentale per mantenere un cuore sano e prevenire l'aterosclerosi. Cerca di fare almeno 150 minuti di esercizio aerobico moderato, come camminare, nuotare o ciclismo, ogni settimana, oltre a esercizi di resistenza muscolare almeno 2 volte alla settimana. Smoking cessation. Il fumo è un importante fattore di rischio per l'aterosclerosi. Smettere di fumare è uno dei modi più efficaci per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Limita l'assunzione di alcol. Se bevi alcol, fai in modo di farlo in modo moderato. L'assunzione eccessiva di alcol può aumentare il rischio di aterosclerosi. Controllo della pressione sanguigna. Mantieni la tua pressione sanguigna sotto controllo attraverso una dieta sana, l'esercizio fisico, la limitazione del sodio e, se necessario, la terapia farmacologica prescritta dal medico. Controllo del colesterolo. Mantieni i livelli di colesterolo nel sangue sotto controllo attraverso una dieta a basso contenuto di grassi saturi e grassi trans, e seguendo le indicazioni del medico su eventuali farmaci per il controllo del colesterolo. Controllo del diabete. Se hai il diabete, gestisci accuratamente la tua condizione seguendo le indicazioni del medico riguardo alla dieta, alla terapia insulinica o ai farmaci antidiabetici. Gestisci lo stress. Lo stress cronico può influenzare negativamente la salute cardiaca. Trova modi per gestire lo stress, come la meditazione, lo yoga, l'esercizio fisico e il supporto sociale. Monitoraggio regolare della salute. Fai controlli medici regolari per valutare il tuo rischio di aterosclerosi e di altre malattie cardiovascolari. Parla con il tuo medico riguardo ai test per il colesterolo, la pressione sanguigna e il diabete. Terapia farmacologica. In alcuni casi, il medico può prescrivere farmaci come statine, antiaggreganti piastrinici o altri farmaci per ridurre il rischio di aterosclerosi in persone ad alto rischio o con condizioni mediche specifiche. La prevenzione dell'aterosclerosi è un impegno a lungo termine che richiede uno stile di vita sano e una gestione attenta dei fattori di rischio. Parla sempre con il tuo medico per sviluppare un piano di prevenzione personalizzato basato sul tuo stato di salute individuale e sulle tue esigenze. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.